Pet Talk, Long Night, Zombie City. Ma perché non sto mai zitto, porca di una puttana bastarda? Mayday, Mayday, sto per precipitare. Dimmi un po', Miguel, come ti senti con le nuove corde vocali che ti ha donato Ivona? Ma c'è domande, finalmente non userò le vecchie corde vocali che avevo da anni. Ma comunque, cosa si fa a Vice City in un mezzo degli apocalisse? Non ne ho idea, ma ho avuto un incidente d'auto mentre stavo fuggendo dal manicomio rumeno. Mi sento libero. Pistaraa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 
Ma finché devo iniziare questa serie di Hitman Contracts, non posso stare qui? Hai una macchina del tempo? Certo c'è sì, lo puoi usare per tornare a casa. Perfetto, grazie mille Miguel. Certo che sono finito in mezzo alle nuvole morbidose, che mi viene di coccolare come se io avessi un cane o una ragazza. Peccato che non posso manco vederla dalla sua faccia. Povera Josie, io posso capire quanto sei triste della mia morte, ma purtroppo non posso tornare indietro. Chi ha detto che non si può tornare indietro? Qualcuno ha parlato. Figlio mio, sono dietro di te. Un momento. Gesù sei tu? Sì figlio mio. Ho notato che hai avuto un incidente aereo in mezzo alla base degli ergastolatori? Esattamente, e da lì finì che l'ala dell'aereo viene preso a fuoco. Ma dove è finito Alex Strasse? Chi sono io, Frank? Alex. Non ci posso credere, ma come hai fatto a finire in paradiso se sei stato ucciso a suoni di proiettili? È una lunga storia, mein Freund. Da quando è comparso quella luce bianca ho intravisto il salvatore delle anime finite all'inferno, io essendo una persona buona che cerca di far contenere questo virus, ho fatto tutto il possibile per salvare Vice City. Fino a quando arrivo? 29 settembre 1987, il giorno in cui gli è venuto questa epidemia a Vice City, ed è per questo che gli ergastolatori dell'omino dell'ergastolo di Len si sono ritirati durante il suo ultimo respiro di speranza della conquista. Ma poi, perdonami i miei termini mio signore, chi è stato a manomettere il mio piccolo bastardo? Io scommetto che è stato Fadok. È da lì che ti sbagli. So io chi è stato a manomettere il tuo aereo. Sicuramente è stato Albert Wesker a manomettere l'ala sinistro. Un momento, mi stai dicendo che... è... stato... quel... demonio... di... Albert... Wesker? Dimmi un po', hai qualcosa da dirmi dopo che sei entrato? Prima ti devo raccontare le mie origini della mia storia, e poi ti spiego tutto. Bueno, il piano è questo, devo eliminare questo esercito di zombie inculatori, e poi me ne devo andarmene via da questo centro commerciale de mierda. Innanzitutto aspettiamo che arrivi una mucciata. A few moments later. Sinceramente mi ero roto le palle ad aspettare, e il momento di fare sul serio, uccidere tutti gli zombie inculatori creati da ergastolos. Ci perdona, Carlo mi accusa, ci ho creato questi zombie inculatori, quando io gli ho mandato degli zombie ergastolatori inculanti. Gli ho obbligato l'ergastolo. Inculatori o no, vanno eliminati lo stesso, come giusto ci sia. PS. Quando guidate con un vostro amico ci sembra un arabo vestito, e beve il caffè caldo si scota bevendolo e urla in mia lingua davanti alla polizia, vi scambieranno per l'ISIS XD 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 XD
Dopo che stava tutta de mierda, ti manetti 6 milioni e 3 miliardi di signori di Google per gli ergastoni, voi lo quendo il fish, non fate altro, se inventate le vostre battute di mierda, tranne la morte di Eki Franklin 3811 e votemo. Mi scusi ergastolos, io credo che è stato qualcuno a manomettere l'ala sinistro dell'aereo, cioè che ha fatto una fine bruttissima. Che giorno non m'hanno messo io, sarà stato quel coglionaccio di Fadok, l'ultima volta quando era finito Vice City nel episodio 5. Ma stai zitto coglionazzo di Ergastoloz, sono stato io a manomettere l'ala sinistro dell'aereo, quindi piantala di sparare cazzate, stessa cosa vale anche per Alice Margatroyd, anche lei va ergastolata, essendo la responsabile della distribuzione di materiali perverse. Ma c'è cazzo ha parlato? Dimmi subito il tuo fottuto nome figuro se ti mando le giore garcia cubana. Visto che insisti, io sono l'omino dell'ergastolo, ossia Albert Wesker, colui che ho ucciso quel pervertito di X Franklin 3811 Ghost Emo. Ma chiamatemi semplicemente Albert Wesker o vi mando 1000 milioni triliardi di Google Plex di ergastoli. Tralasciando che stava tutta bella quanto l'attentato del 11 settembre 2001, chissà cosa vuoi fare con Vice City, visto che si sei lanciato in questa situazione merdoso, Wurster del cazzo. Avevo già in mente di rilasciare Ouroboros nell'atmosfera, ho anche un piano per far cadere la colpa addosso a Josie, credendo che è la responsabile della creazione di Veronica Virus. No aspetta, che vergogna, ha osato insultarmi chiamandomi Gurstel al posto di Wesker, io ti inietto del T-Virus e poi ti do l'ergastolo. Ruba il mio lavoro, ti mando regione garcia cubana, Albert Wesker dei miei coglioni, solo io posso ergastolare, non tu coglione di merda, sei peggio del giornino delle denunze, c'è grazie se lo è morto. Figlio di puttana, col cazzo che mi mandi a terra i miei fottuti piani, che avevo costruito quanto un cantiere della metropolitana sovietica del 1935. Sì certo, dissi così c'è Giuseppe Conte vinse le elezioni della Repubblica Italiana. Brutto stronzo di merda, siamo nel fottutissimo 2002, non solo meriti 13 milioni e 187 mila Mugord Plex di ergastoli, ma meriti un mega ergastolo per la tua coglionaggine quanto quel bimbo minchia di Mario Bianchi che manco sa fare film, peggio di Claudio Frograsso insieme a quel film peggiore di Zombie 3, che non lo definisco un film, che prima ancora che uscisse il fottutissimo Resident, fottutissimo Evil, ma porca puttana di nuovo, sono stato conteggiato quella parola fottuto XD, ma comunque, di conseguenza personale dell'Ambarella, ciao ciao e buon ergastolo, brutti pervertiti delle mie palle. Pervertiti di sto cazzo, noi di lo quendo il fish, non abbiamo mandato nessun materiale perverso, sei tu che hai questa fissazione di materiali perverse. Per una volta buona sono d'accordo con Carlos, sei utile quanto una fracción el culo. Ma cosa c'entra con questa clip? Vabbè, abbiamo capito che si stiano simpatici tra un ebreo e un nazista, ma in tal caso, dovete morire maledetti son vinculatori. Non puoi uccidermi schifoso umano non infetto, beccati sti colpi alla La mia fottuta amante... Adesso a noi dos, schifoso mangia carne umana, beccati sti colpi di elicaio stomaco. Maledetto Cállate piccolo sterco raro, me ne mancano ancora dos di son vinculatori. Ma bravo il coglionazzo, va bene che anche tu uccidi gli son vinculatori, visto che la pornografia ha reso un virus troppo potente che SARS virus levati dal cazzo proprio, ma ti ricordo che io sto progettando un'arma che può convertire uno son vinculatore ad uno son ergastolatore, ma non ti dirò perché è uno spoiler. Scusami per l'ignoranza ma, che cazzo sarebbe questo virus degli SARS brutto e stronzo di Wesker? Allora, innanzitutto stronzo lo dici a tua sorella, e comunque, la SARS, acronimo di Severe Acute Respiratory Syndrome in inglese, o Sindrome Respiratoria Acuta Grave, o Severa, è una forma tipica di polmonite causata dal virus SARS-CoV. Allora sei stato a mandare questo virus, perciò se hai fatto timore di 6 milioni di miliardi di triliardi di similiardi di quintali e megagorplex di ergastoli. Che vergogna, dici che sono stato io a mandare questo virus della SARS, quando io ho rilasciato l'Uroboros e per giunta mi dà pure 100 milioni di miliardi di triliardi di ziliardi e quintali e mega di gordplex di ergastoli.
Mi dispiace per te, ma tu sarai ergastolato. A quanto pare sei rimasto da solo, è tempo di morire, muahahahaha. Ti prego risparmiami, sono l'unico superstit rimasto qui, ti prego non farlo, ti prego non... Adios piccoli esterci rari. Mi stai dicendo che sei stato al centro commerciale con accento grave non me l'hai detto? Perché non ti ho mai conosciuto, ora te lo dirò un'altra volta. Eccoti qui, dimmi il motivo di queste ragazze tranne Jill Valentine, ma soprattutto, dimmi il tuo nome. Ora te lo spiego la mia storia. Quei maledetti motociclisti del cazzo hanno rapito quattro ragazze da Scopa M, da conversare. Oltre a queste ragazze, c'è anche il Valentine in carne assa. Jill? Non mi convince affatto questa ragazza. Cara, o cazzo si sta muovendo qualcosa? Sei impazzita per casa? Senti Iwan, se c'è qualcosa che mi cago addosso, io mi cago addosso. Ma cazzo vuol dire? Non che ti assicuri che una non si muove la impugni un fucile. Ok, abbiamo capito che io sto simpatico quanto Napoleone promise di non invadere l'Italia, ma comunque vado a prendere una macchina adatta per accompagnare le ragazze in un posto al sicuro. Ma io mi domando, chi cazzo sarebbe questa Jill Valentine? Io non ci sto capendo un cazzo. E fai bene a non capirlo, altrimenti rischio di mettermi nei casini più catastrofici. Figli di Troia, Jill Valentine è solo una persona che metterei nella categoria delle persone che mi stanno sul cazzo, ed è per questo mi sono unito l'Ambarella. Ah, voglio vedere come te la cavi con Mario e Luigi, quindi, ciao e buon ergastolo. Sì certo, Mario e Luigi non mi ucciderà. Mai. Mario attento, quello ti sta rubando la tua macchina, andiamo addosso. Questa volta lo brucio con il lanciafiamme prima ancora che De Luca mi donasse. Andiamo addosso. Ma perché non sto mai zitto, ora questi due non scherzano, devo subito reagire, ma come? Giusto, devo subito uccidere Mario e Luigi, questi mi vogliono ammazzare. Vieni qua lurido bastardo. Fatti beccati questo, porco merduso. Ora tocca a Luigi, agagagaga. No, Luigi, ergastola quello stronzone. Ci sto provando a... Ma chi è ora? Katrina sei tu? Katrina non sei ora, si sono io. Ehi, chi è lei al telefono? Mi risponda subito. Pronto? Pronto mi sente? Ma vaffanculo. Ora so come si sente più bastardi del solito, sarà stato quel maiale di Ergastoloz a rapire queste ragazze, insieme a quei motociclisti del cazzo, prima o poi l'esercito di Loquendo e il Fish sarà talmente forte che l'impero romano si cagherebbe addosso. C'è vergogna? Toma mi accusa, c'è sono un maiale cifoso, e per chiunta mi dissi c'è io rapisco le ragazze per scopare per puro divertimento, quando le ho preso quattro ragazze, perciò non sanno niente della propria educazione sessuale. Io ti darei l'ergastolo. Ora che ci penso nei capo Ergastoloz, sei sicuro che quella droga non ha fatto malissimo dopo quella dose? Beh caro Thomas, sicuramente Ergastoloz dice un mucchio di stronzate, da come riesce a farti incazzare in non poco. Che cazzo fai? Simona! Ma porca puttana, me ne scordo che questa macchina ha poca potenza, specialmente se non gli do una velocità quanto un Formula 1 di Michael Schumacher. Per forza, se non è abbastanza potenza per saltare, è normale c'è la macchina cade giù come un frutto marcio di Sud America. E comunque smettetela di fare il flash mentali, io sono l'onnipotente Ergastoloz, nessuno fotte con me. Ripeto, nessuno. Smettila di darle retta che io stronzo di Albert Twister. Stammi bene a sentire, figlio di puttana. Offendilo di nuovo e ti distruggo quei occhiali di merda. Ti senti figo con quei vestiti? Ma alla fine, sei solo un fantoccio dell'Ambrella. Zitta lurida baldracca sarta, che vergogna. Alice Margatroyd mi dà pure una faccia di merda e un fantoccio. Io ti darei l'ergastolo. Mi sa che non hai imparato la lezione. A Tomas, per questa volta ti lascio i motociclisti con le motoseghe. Ciao e buon ergastolo e Loquendo il Fish. Sì certo, dissi colui che Claudio Fragasso smesse di fare un'altra cagata di film come Troll 2, ma manco i nazisti che invasero la Francia nel 10 maggio 1940. Comunque ragazze, tenetevi duro, papà è arrivato, agagagagaga. No aspetta, dimmi che non è quello che penso io.
Ne caro Thomas, visto che l'ergastolo non funziona con te, ora ti spezzo in dos. Ma vai a cagare sacco di merda, tu e i tuoi motociclisti del cazzo, dovete morire bruciati. Allora mio ristronzo, scordatelo. Bastardo di un Thomas, trova caggio vai. Ora lo vedrete le mie pelle, per dire bene. Un momento, sono ancora vivo, brutto hijo de puta, pensavi di fottermi con un lanciati a me di Luca? Col cazzo, ora ti ergastolo. Non credo proprio che ci riuscirai, ergastolozze delle mie palle, dopo tutti questi anni che mi hai sempre scassato la minchia, ora ti meriti di morire brutto bastardo. Ora beccati questi proiettili italiani anni 70 della SPAS 12, perché io non ho voglia di venire a trovarti al tuo funerale. E spera se cavo un asso di merda, io non morirò. Mai. Ti sei appena buffato ne caro ergastoloz, prima sei diventato un umano, ora non esisti più XD. Ma ovvio che muoio! Ma nemmeno Chuck Norris ce la farebbe, perché mi manca un pizzico di vita così! Proprio lungo così, ovvio che chiedo una pacca sulla spalla, muoio, se non mi posso curare! Madonna! Gioco sfatto delle mie palle! Ehi ragazze, sono venuto per salvarvi da questi assassini dei motociclisti dei Lost MC, venite con me! Finalmente sei arrivato Tom, mi stavo quasi per tagliare le vene, ma alla fine ci sei riuscito! Aspetta, tu devi essere Jill, ex membro della STARS! Sì, hai capito bene, sono Jill Valentin, ma se preferisci, chiamami pure Giulia Valentino, non mi faccio problemi con i nomi tradotti in italiano. Ho una domanda, per caso conosci un certo tipo di nome Albert Wesker? Cosa? Come sai quel traditore di Wesker? È una lunga storia, ma te la racconto quando siamo a casa, qua non è al sicuro questo nightclub. Su questo Thomas ha ragione, dobbiamo andarsene da questo nightclub, tanto non ci viene nessuno a baiare. Prima di uscire, devo assicurare che questo zombie inculatore cesserà di esistere. Mi dispiace Thomas, ma non si riuscirà ad uccidermi. Non bastava pure gli zombie inculatori, motociclisti ergastolanti di Lost MC, ma abbiamo uno zombie con la voce da checca isterica che mi ricorda proprio Maria De Filippi. Si sa come mai ritornerebbe a SSR Jugoslavia. Io avevo la mia miticissima beretta 92FS, ossia la Samurai Edge. Amica mia, dissi sul serio. Giuro che non ti insulterò più, ti farò lavorare come un'attrice degli pornostar, e per lo più ti farò guadagnare un milione di dollari. Stavo finendo di parlare prima che mi interrompesse, comunque un tempo ce l'avevo la mia miticissima beretta 92FS, ma l'ho fottutamente persa, durante la mia fuga di Raccoon City. Allora vai a fare in culo sbirra di merda, e per lo più ti farò lavorare a nero, frustrato, disgregato, deriso e sottopagato. Senti Chantal, mi hai seriamente rotto i coglioni, lo vuoi capire che a me è la pornografia, me ne sbatto altamente le palle, anche perché preferisco essere pedofobica. Ma la finite di litigare poi. Porca di una puttana. Ecco perché Chantal con accento grave e Jill Valentine non vanno d'accordo. Anche nei momenti più con accento grave e Will degli Apocalisse. Come ho già detto, preferisco essere pedofobica che una pervertita come Chantal o Josie, senza offesa ovviamente, anche perché preferisco essere neutrale con Josie. Sì però stai calma, io vado a pranzare, a dopo. Miguel del cazzo. Ti ho sentito Chantal.